Radio Radicale, siamo in collegamento con la senatrice Paola Binetti dell'UDC per parlare del ruolo del Parlamento in questo difficile momento per il nostro Paese. Allora, ieri avrà letto le parole della seconda carica dello Stato, la Presidente del Senato Casellati, sul ruolo del Parlamento, nella quale la Presidente del Senato chiedeva di concertare di più le iniziative del Governo con il Parlamento. Questo è un, diciamo, questa polemica segue lo scontro sui provvedimenti del Governo e sulla ricorsa ai DPCM. Allora, che cosa può dire nella settimana in cui il Senato inizierà il decreto cura Italia? Diciamo la cosa importante è capire che margini ci sono per migliorare questo decreto. Questo decreto che è praticamente la terza versione di decreti precedenti che di fatto non siamo riusciti a discutere perché ogni volta sono rimasti assorbiti dal decreto successivo. Questo per dire come nell'accelerazione con cui l'esecutivo sta affrontando i problemi si riflette anche spesso una buona dose di improvvisazione, una buona dose di risposta all'emergenza, priva però di una riflessione che abbia potuto creare un ponte reale con quella che è l'opposizione, ma soprattutto il ponte più importante di tutti, che è quello con il Parlamento. Sappiamo tutti noi che il vero potere legislativo è un potere di competenza del Parlamento. Ora, è vero che si è fatto largo abuso della decretazione d'urgenza, ma forse se una situazione c'era come situazione urgente, come un'emergenza reale, poteva essere proprio questa. Peccato che arriva in un momento, diciamo, in cui molte cose che avrebbero potuto essere gestite diversamente sono state gestite con lo strumento della decretazione. In questo caso, però, noi che cosa chiediamo? Chiediamo che questo decreto diventi autenticamente oggetto di dialogo con il Parlamento, intendendo per il Parlamento la maggioranza e l'opposizione, e quindi che possa essere davvero oggetto di un processo di miglioramento. Ognuno di noi è in filo diretto con categorie professionali, con gruppi di persone, con esigenze diverse, di tutti i tipi, generi e specie, che premono su ognuno di noi, ogni senatore, ogni deputato che rappresenta una parte di un collegio specifico che lo ha eletto. E a noi viene chiesto conto di queste risposte reali o di queste risposte mancate. Allora noi ci auguriamo che nella prossima settimana non sia formale l'impegno che il Parlamento mette in gioco. Ecco, voi avete idea su come lavorerete? Vi è stato prospettato il sistema di lavoro che... Sì, il lavoro è stato prospettato direi con grande intelligenza per cercare di mantenere il punto su quella che è la precauzione e quindi perché il Senato anche da questo punto di vista sia un modello di precauzione e non diventi come tutti i luoghi in cui si affolla parecchia gente un luogo di contaminazione. So che sono state predisposte come spazi per il lavoro delle commissioni le grandi aule, per esempio la sala Cocca, per chi la conosce, che è una sala grandissima, è diventata la sede dove potrà lavorare una commissione. So che un'altra commissione potrà lavorare nell'aula stessa, avendo a disposizione uno spazio, direi, del tutto importante, se si pensa che in ogni commissione le persone che ne fanno parte sono 25, 26, quindi voglio dire, c'è spazio per mantenere le distanze reciproche. La stessa aula della difesa è una delle aule più grandi per le commissioni, è stata messa a disposizione. Quindi le commissioni che per competenza si riuniranno per dare il loro parere su questo decreto avranno a disposizione tutte le condizioni migliori per poter lavorare evitando le possibili forme di contagio. Ovviamente era già da tempo in atto in Senato tutto l'insieme delle possibilità i dispositivi di Amuchina erano collocati in tutti gli angoli del Senato, le persone che ti registrano la temperatura all'entrare e all'uscire erano presenti in tutti i luoghi. Il dottor Marini, che è il dottore del Senato, ha disposto i tamponi per moltissime persone e credo che sia a disposizione per chiunque ne faccia richiesta con grande attenzione alle necessità di tutti. Speriamo di trovare a disposizione, ma probabilmente sarà così.
così anche le famose mascherine, perché si possa parlare tra di noi e nello stesso tempo garantire ai propri vicini condizioni di sicurezza. Il Collegio dei Questori credo che non si sia mai allontanato dal Senato. Il senatore De Poli, che è il questore senior, so che è stato ininterrottamente H24 presente a tutela non soltanto di quello che è il lavoro dei senatori, ma anche di quello che è il lavoro di tutte le persone che comunque hanno continuato a lavorare nel Senato, perché il Senato effettivamente, ha ragione la Presidente Casellati, non è mai stato chiuso. I legislativi dei gruppi hanno continuato a lavorare, attualmente il legislativo per esempio di Forza Italia, dove lavora a tempo pieno anche la dottoressa Ragusa, sta raccogliendo gli emendamenti di tutti, sta lavorando con un'interfaccia per aiutare a trovare anche l'aggancio giusto dell'emendamento che, ripeto, essendosi succedute le più diverse versioni dei decreti, anche questo lavoro di emendamento è diventato più complicato di quello che non sarebbe stato in altri momenti. Questo per dire che non c'è ambito del Parlamento che non abbia funzionato. Chiaramente ha funzionato come tutto il resto del Paese da remoto. Noi stessi in questo momento stiamo facendo questa intervista per via telefonica, in qualunque altro momento avremmo fatto l'intervista all'interno delle strutture, no? E questo lavoro a distanza è una parte fondamentale del lavoro del parlamentare, ma vale la pena ricordare a tutti che non è l'unica. Noi siamo in Parlamento a rappresentare un collegio, quindi una parte importante del nostro lavoro è fatta anche nei rispettivi collegi. Penso a tutti i collegi della Lombardia, penso alla collega Alessandra Gallone che è di Bergamo e che è lì tutti i giorni, tutto il giorno a disposizione delle richieste e delle esigenze delle persone. Io sono con un collegio di Roma e sono a disposizione costante e continua anche non solo con le persone ma anche con la classe medica, con le persone che da un certo punto di vista chiedono anche alla sanità risposte nuove, risposte tempestive, risposte efficaci. Quindi non mi sembra proprio che si possa dire che il Parlamento sia stato lontano, il Parlamento intendendo i parlamentari, ha lavorato in parte in presenza e in parte a distanza. Da domani, quando ricomincerà il lavoro nelle commissioni, riprenderà il lavoro in presenza. Discuteremo i nostri emendamenti, ci confronteremo, ci auguriamo con tutto il cuore che il governo ascolti e prenda atto dei cambiamenti che sono indispensabili nell'attuale decreto. La famiglia è presente esclusivamente come slogan, per fare un esempio. Ci sono tutti i pazienti cronici, gli anziani, l'abbiamo visto in questi giorni fino a che punto in molte RSA c'è stato un indice altissimo di mortalità. Noi abbiamo bisogno di garantire assistenza anche alle persone anziane in tutti i modi, ma anche attraverso l'assistenza domiciliare. Ci sono persone che hanno bisogno che ci si prenda cura di loro se non vogliamo davvero che sia così facile morire. Noi vogliamo che la lotta per la vita sia una lotta efficace fatta con i mezzi più opportuni. Senta, a proposito di vita, l'ultima domanda, è morto questa mattina Carlo Casini, che è stato il fondatore del Movimento per la Vita. La notizia è stata annunciata dal quotidiano Avvenire. È stato uno dei protagonisti del cattolicesimo impegnato nella società e nella cultura e nella politica in questi decenni. È stato un magistrato, un giurista, anche eurodeputato. Volevo chiederle un breve ricordo di Casini, che è stato anche un avversario dei radicali. È stato un avversario dei radicali, certo, perché il Movimento per la Vita nasce, potremmo dire, pochi mesi dopo l'approvazione della legge sull'aborto, con tutto il dibattito che proprio i radicali avevano promosso e in qualche modo incentivato. Lui da subito ha dato una risposta positiva, non si è limitato a denunciare una legge che considerava a modo suo malfatta o comunque una legge che non rispondeva al supremo diritto alla vita della persona umana, ma ha dato una risposta operativa, ha creato il Movimento per la Vita, ha creato i centri di aiuto alla vita, dove chiunque avesse voglia davvero di portare avanti la sua gravidanza, pur nelle difficoltà della povertà, nelle difficoltà dell'immigrazione,
situazione, qualunque fosse la difficoltà, poteva trovare una voce, poteva trovare un ascolto, poteva trovare un'accoglienza. È stato un uomo in cui il senso della legge, della giustizia umana e della giustizia divina hanno trovato un punto di sintesi altissimo, altissimo. La sua ultima battaglia politica è stata quella a difesa dell'embrione. Insieme abbiamo condiviso la lotta per la difesa della legge 40. Io in quel momento non ero parlamentare, lui era parlamentare, e abbiamo condiviso questa battaglia positiva, che per lui poi si è protratta nel suo impegno di europarlamentare, in quella raccolta sterminata, 2 milioni di firme in tutta Europa, per sostenere che l'embrione è uno di noi e per sostenere che il diritto alla vita comincia con il momento del concepimento. È un uomo che io ricordo però soprattutto con grande affetto per la profondissima coerenza personale. E nonostante queste battaglie forti, dure, a volte da contrapposizione, lui è sempre stato un uomo di grande misericordia, di grande comprensione, di grande magnanimità, mai giudice delle persone, e sempre invece in difesa di valori. Bene, io la ringrazio molto per questo ricordo e per le sue valutazioni sul ruolo del Parlamento. Ringrazio la senatrice Paola Binetti dell'UDC. Grazie a voi.